Ben ritrovati su Rossini TV e benvenuti alla seconda puntata di Sinfonia di Maestri, il racconto della Rossini. In queste puntate andremo a conoscere i meravigliosi, stupendi concerti della stagione dell'Orchestra Sinfonica Rossini e lo faremo attraverso i professori d'orchestra, coloro che sono i cultori del loro strumento e li conosceremo attraverso la loro esperienza musicale, ma soprattutto andando anche a conoscere il loro ruolo all'interno dell'orchestra. Allora, questa sera conosciamo Irene Piazzai, che è la prima arpa. Benvenuta, Irene. Buonasera, grazie. Ed Henry Domenico Durante, che è il primo violino di spalla. Buonasera. Buonasera e benvenuti. E allora, questa sera parleremo del concerto del primo gennaio, il concerto di Capodanno, che si terrà appunto il primo gennaio alle ore 21 al Teatro Rossini, un concerto molto importante. E allora, Irene, andiamo a conoscere il tuo strumento. L'arpa è sicuramente uno strumento molto particolare, e ha un fascino il suo suono, la bellezza, ma anche l'ingombro e anche la difficoltà di trasporto. Poi tu sei particolarmente piccolina. E allora, dove nasce questa passione per questo strumento? Sì, hai detto benissimo, l'arpa è uno strumento molto ingombrante. Ho ricordi di mio padre che è andato a comprare la macchina con l'arpa, provando l'arpa in tutte le macchine. E la passione nasce, ero veramente piccolina, saranno stati fine anni 90, e in realtà dal nulla, volevo suonare uno strumento, mi hanno portato in questa scuola di musica convinta di suonare il pianoforte. E poi mi hanno detto: se vuoi puoi provare l'arpa. E ho detto: che cos'è l'arpa? Non la conoscevo, non l'avevo mai vista. Ed è stato un po', diciamo, un colpo di fulmine, un amore a prima vista. E da lì, diciamo che è uno strumento che ha sempre accompagnato qualsiasi ambito della mia vita. E è sempre stata una fedele compagna di viaggio. Quindi fin da subito ho deciso che quello sarebbe stato il mio strumento. Gli studi sono andati avanti, mi sono iscritta al conservatorio, quindi poi ho iniziato con l'arpa celtica, poi sono passata all'arpa classica e mi si è aperto davanti anche il mondo dell'orchestra, quindi un mondo che non conoscevo e che mi ha catturato fin da subito. Ecco, qual è il ruolo dell'arpa all'interno dell'orchestra? E all'interno dell'orchestra la cosa che mi piace dell'arpa è che è molto versatile, quindi a seconda dei compositori, a seconda delle opere, lì può essere affidato sia il ruolo magari di solista con dei soli molto belli, sia di accompagnatrice di, non so, della voce, del canto o anche di altri strumenti, ma anche forse l'aspetto che mi piace più di tutti è che spesso, soprattutto nella musica del Novecento, noi poi sveleremo dopo, sì. Però soprattutto nella musica del Novecento l'aspetto che mi piace più di tutti è che l'arpa spesso viene utilizzata come collante tra i vari strumenti, come veramente elemento di coesione e di unione dell'intera orchestra. Allora, il concerto di Capodanno aprirà di fatto l'anno di Pesaro Capitale della Cultura 2024 e per questo avete preparato un programma speciale. In questo programma c'è un brano che è considerato uno dei più belli da eseguire per l'orchestra e anche per i pianisti. Ce ne vuoi parlare? Certo, stiamo parlando del concerto in sol di Ravel per pianoforte e orchestra. È, a mio parere, ma penso di quasi tutti i musicisti, un concerto meraviglioso. Ed è un'opera della maturità di Ravel, quindi una volta abbandonate un po' tutte le sperimentazioni dell'avanguardia dei primissimi anni del Novecento, lo stesso Ravel afferma di essere un po' tornato allo spirito di Mozart e di Saint-Saëns, diciamo, in nome di un pianismo un po' più nitido e brillante. E è un concerto che si divide in tre movimenti: un allegramente, un adagio assai e un presto, e ci tengo a sottolineare proprio da arpista il primo movimento in cui c'è una rincorsa, diciamo un dialogo di temi tra l'orchestra e il pianoforte,
fino ad arrivare poi alla fine in cui c'è un bellissimo suolo di arpa, molto, molto etereo, molto trasparente, quasi galleggiante. E, un solo, un concerto che a noi arpiste è sempre molto caro, quindi fa sempre molto piacere eseguire. E allora ascoltiamo le magiche note dell'arpa di Irene Piazzai. Adesso andiamo a conoscere Henry Domenico Durante, che è il primo violino, quindi una figura molto importante all'interno dell'orchestra. Ma prima di arrivare, insomma, a parlare del ruolo di questo strumento all'interno dell'orchestra, raccontaci un po' come sei arrivato a Pesaro, perché tu arrivi dalla Calabria. Giusto, la mia formazione inizia a Vibo Valentia, al Conservatorio di Vibo Valentia, dove mi diplomo. In quegli anni gravitavo già nella zona di Roma, dove ho conosciuto il mio insegnante storico George Mensch, allievo oltretutto di un altro storico violinista, Erich Schering, col quale ho studiato per diversi anni, 15 anni tutti. E poi ho conosciuto mia moglie e quindi mi sono spostato lentamente nelle Marche, dapprima a Fermo, dove ho frequentato il conservatorio, e dove ho cominciato, mia moglie di Pesaro, quindi lentamente, a conoscere anche questa bellissima realtà che è l'Orchestra Rossini. E dal 2009 ricopre il ruolo di spalla. Un ruolo un po' particolare. Ecco, perché che ruolo è, esattamente? Perché non bisogna soltanto saper suonare bene, difficile è proprio questo. È un ruolo che presuppone anche altre peculiarità, tra cui anche a volte di rappresentanza, per esempio, a volte anche di collante tra i musicisti, tra di loro, tra i miei colleghi e anche tra i direttori ospiti oppure tra i solisti. Anche perché diciamo, il pubblico vede una parte del concerto che è quella sul teatro, no? Quando siamo sul palco. Certo. Oppure... E noi invece passiamo molto tempo insieme, spesso, tournée, viaggi, e quindi insomma il ruolo non è soltanto quello, ecco, di suonare bene tutti insieme, ma anche di star bene tutti insieme. Nella Rossini questo avviene. Allora andiamo a parlare del concerto anche con te, Henry, perché ricordo 1 gennaio ore 21 questo bellissimo concerto di Capodanno. Oltre a Ravel ascolteremo anche Brahms e Rossini, ma non sarà solo un episodio. No, assolutamente, anche perché parliamo di una stagione maxi, perché si festeggiano ben 30 anni di attività, quindi con 9 appuntamenti soltanto a Pesaro, oltretutto. E quindi avremo diversi direttori, diversi solisti grandi, tra cui anche solisti appartenenti proprio alla compagine orchestrale, la Rossini. E oltre all'esecuzione di compositori, che diciamo Rossini ormai fa parte, io scherzosamente dico, è una base azotata del nostro DNA, no? Perché ormai certo, lo suoniamo sempre. Parecchio. Sì, lo rappresentiamo in tutto il mondo, in tutta Europa, siamo stati perfino in Giappone. E avremo anche Prokofiev, Beethoven e ovviamente dicevamo proprio Brahms. Inizieremo proprio col concerto di Capodanno, con l'esecuzione delle danze ungheresi e poi continueremo con tutto il 2024 anche con l'Overture tragica, per esempio, e poi avremo verso marzo il doppio concerto per violino, violoncello e orchestra. Tantissime cose bellissime. Allora intanto io vi ricordo, per acquistare i biglietti del concerto del 1 gennaio alle ore 21 al Teatro Rossini, il concerto di Capodanno, potete rivolgervi al botteghino del Teatro Rossini, che è aperto dal mercoledì al sabato dalle 17 alle 19:30. Invece
invece nei giorni dello spettacolo potete accedere al botteghino dalle 10 alle 13, poi dalle 17 fino all'inizio del concerto, e potete acquistare i biglietti anche su vivaticket.it. I prezzi vanno dai 10 ai 20 euro. E adesso allora ascoltiamo le note bellissime di Harry Domenico Durante.